Le persone si iscrivono ai social network perché cercano qualcosa o qualcuno. Ebbene, io oggi voglio farmi portavoce di questo messaggio qui. Il fatto che purtroppo, secondo la mia opinione personale, non tutti, ma la stragrande maggioranza delle persone che si iscrivono ai social network, per esempio Facebook, Badoo, HI5, Chu, TWOO, eccetera, 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 si iscrivono a questi social non perché effettivamente li reputano un mezzo per perdere del tempo, ma perché cercano qualcosa oppure qualcuno. Vediamo nel dettaglio che cosa cercano. Se parliamo di uomini, la stragrande maggioranza degli uomini, secondo me, cercano un rapporto sessuale con le donne. Parlo di uomini eterosessuali. Se invece parliamo di uomini omosessuali, quindi che amano altri uomini, si mettono nei social network perché cercano il rapporto sessuale con altri uomini, in particolare parliamo di rapporto passivo. Ovviamente non tutti gli uomini omosessuali e non tutti gli uomini eterosessuali, ma secondo la mia opinione la stragrande maggioranza degli uomini etero cerca un rapporto sessuale con donna etero. E la stragrande maggioranza degli uomini omosessuali cercano un rapporto passivo, nella stragrande maggioranza dei casi, con altri uomini. E questo è il primo, diciamo così, è il primo passaggio che ho voluto narrare attraverso questo video. Per quanto riguarda invece le donne che si iscrivono ai social network, non tutte, ma alcune, cercano nulla, non cercano nulla qua, ma cercano semplicemente per passare un po' di tempo. Il discorso cambia leggermente per quelle donne che invece sono iscritte ai gruppi. Non tutte, ma la stragrande maggioranza di quelle donne iscritte a dei gruppi pubblici, ma anche privati, intimi, segreti di Facebook, sono alla ricerca non del rapporto sessuale, ma cercano la pecunia. Che cosa è la pecunia? Cercano i soldi, dagli uomini cercano i soldi, sanno che tanto li avranno perché basta tirar fuori una gamba, una coscia, un piedino, un po' di minigonna, un po' di lato B ed ecco che gli uomini sono pronti tranquillamente a pagare. Non tutte le donne, ma secondo la mia opinione, ripeto, la stragrande maggioranza delle donne che sono iscritte ai social network, tra cui in primis Facebook e in primis nei gruppi pubblici ma anche privati, quindi segreti di Facebook, stanno là non perché cercano sesso, ma perché cercano soldi dagli uomini. In molti casi sono donne che offrono prestazioni sessuali a pagamento, ma in altri casi, in molti, sono money mistress, quindi sono donne che si fanno pagare semplicemente per farsi adorare i piedi che hanno, per essere appunto baciati oppure per farsi toccare i piedini, eccetera, eccetera, eccetera. Basta che danno un piede ed ecco che chiedono anche 200, 300, 400 euro circa. Io, come dire, questa è chiaramente la mia opinione. Ci sono anche donne però che non fanno tutto ciò, donne che sono iscritte ai gruppi, essendo iscritte ai gruppi non cercano sesso, non cercano i soldi, non cercano la pecunia, ma stanno iscritte anche in dei gruppi pubblici, privati, semplicemente perché vogliono passare un po' di tempo, perché magari non hanno soddisfazioni in questa vita, si annoiano, si rompono le scatole a guardare sempre la TV, magari non hanno degli hobby, degli interessi diversi, ma si rompono le scatole e quindi dicono: mi butto magari in gruppi pubblici ma anche privati, perdo del tempo così in questa maniera qua ed ecco che, diciamo così, arriva la novità. Cercano la novità, ecco, la novità che può essere appunto stare sul web, quindi su Facebook, a perdere un po' di tempo, o per meglio dire anche nei social network. Bene, questa è la mia opinione, lo tengo a specificare. I social network al giorno d'oggi sono Badoo, sono Facebook, HI5, Bau, BAHU, all'epoca c'era, non so se ancora oggi c'è, poi abbiamo ovviamente Chu, TWOO, che all'epoca si chiamava Netlog, chatta.it e tantissimi, tantissimi altri, ce ne sono davvero una marea. Bene, questa è chiaramente la mia opinione, ripeto, non sto dicendo che tutte le donne, tutti gli uomini cercano le cose che poc'anzi ti ho esposto attraverso la mia voce, ma secondo me la stragrande maggioranza degli uomini iscritti ai social network cerca il sesso e la stragrande maggioranza delle donne cerca, diciamo così, i soldi da uomini. Per
Ci sono però molte donne che invece non cercano né sesso né soldi, ma utilizzano il social network solo per passare un po' di tempo, solo per, diciamo così, fare qualcosa di nuovo, altrimenti si annoierebbero. E ci sono però anche le money mistress, quelle che si vanno a iscrivere nei gruppi di Facebook, pubblici ma anche privati, gruppi, diciamo così, hot, voyeuristici, in cui offrono i loro piedi e si fanno pagare profumatamente 200, 300, 400 euro per baciare i piedi, per farsi toccare i piedi e via e quant'altro. Sapendo bene che l'uomo in genere sbava davanti ad una donna, quindi tirando fuori il piede, una gamba, una coscia, un piedino, una mano, anche un po' di lato B, anche solamente un po' di gambetta, ecco che l'uomo paga, paga e ancora paga, perché l'uomo in genere è un uomo allupato. Bene, questa secondo me è la mia opinione, questa è la mia visione di social network nel web. Non parlo di tutti, ripeto, non sentirti tu se sei uomo, se sei donna, preso in chiamato in causa, perché non parlo di te, sia che tu sia uomo, sia che tu sia donna. Quindi non parlo di te, ripeto, non parlo di te. Bene, il video termina qua, iscriviti, commenta, fammi sapere cosa ne pensi. Un cordiale saluto a voi tutti e grazie da Leandro di Roma.